Video, oggi siamo qua su Rise of the Tomb Raider. Ok, siamo precisamente qui perché in realtà sono spawnata praticamente sopra quel tetto, però ho detto ok, per fare la cosa bella, allora ci rimettiamo sulla sediolina. Ok, noi dobbiamo andare lì sotto, quindi andiamo e praticamente continuiamo la nostra storiella. Ok, qui non vedo che sia una cosa molto bella. Che schifo, bro. Tipo tutta quest'acqua un po' schifo. Cavoletti. Tipo non lo posso uccidere, no. Ci dobbiamo vedere qualcos'altro. Allora, ok. Perfetto. No, pensavo che non potevo uccidere, ho detto perché? Cioè, non aveva molto senso non poter uccidere un tizio da lì. Sarebbe stato più complicato che mai. Notte silenziosa attraverso il villaggio occupato per raggiungere il monastero. Se vi ricordate, l'altra volta ci aveva detto se volevamo, potevamo attraversare il villaggio, appunto, diciamo, pieno di nemici in due modi. Uno, quindi combattere e fare stragi. Due, avanzare senza farci accorgere. Io direi in realtà di avanzare senza farci accorgere. Perché, insomma... Aspetta. Perché, insomma, non si sa mai e qui brulica veramente di guardie. Quindi vediamo se passiamo qui sopra, ci vedono o meno. Io forse posso passare per di qua sopra. Merda, no. Oh, cavolo. Ok. No, pensavo di sì, ma non proprio potuto rimanere male. Vedi che se ne accorgono. Dobbiamo vedere appena qualcuno. Eccolo qua. Ma come? Chi è che lo vede? Io direi di fare così, ragazzi. Spero che non ci vede, sinceramente, perché se... cioè... non so chi è che potrebbe vederlo. Ok, io vedo un tizio. Ok, arriviamo fino a qui. Ok. C'è solo lui? Sì, ok. Ogni esito, usa la condizione per complicare condizioni di cose di special. Ok, a questo punto in teoria non dovrebbe vederlo più nessuno. E quindi a questo punto noi attraversiamo il villaggio. Ma se possiamo uccidiamo più gente possibile, in modo che comunque aiutiamo anche Jacob e il suo villaggio. Allora, vorrei un attimo prendere tutto quanto invece, cioè prima di leggere quello. Ok. Quindi vai. Sono nella merda. Nella merda fino al collo. Ho rovistato un po' in giro per salvarmi qualche file e nella posta ho trovato una conversazione riservata. Parlavano di me e ho il sospetto che volessero io la trovassi. Il capo della sicurezza si è accorto che trafugo informazioni. Forse l'ha sempre saputo. Per ora si limitano a tenermi d'occhio. Vogliono scoprire a che gioco sto giocando. Vorrei fosse un gioco. Sto rischiando la pelle. Non avrei dovuto impicciarmi. Sono stato stupido. Non so neanche più se questo canale è ancora sicuro. Forse sono già venuti a prenderti. Sono in piena paranoia. Questa Trinità è un'organizzazione enorme. Sono ovunque. Più cose scopro, più mi rendo conto di aver fatto una cavolata colossale. Avevi ragione, lo ammetto. E spero tanto di potertelo dire di persona. La Trinità sa che sta divulgando informazioni che si vede o medias. Ok. Ma... non so. Sono così, forse è meglio. Spero di non farmi vedere perché magari potremmo essere nei guai veramente. I mercenari possono rastrellare quest'area. Noi dobbiamo tornare al campo. Lascia che finiscano loro. Roger, tutto a posto. D'accordo.
qui dove dobbiamo andare. Dove, scusami? Forse un'idea buona è passare per i tetti. Potremmo provarci. Tutti i tizi sono là. Va bene, quando avremo finito. Oh mio Dio. Voi andate avanti con gli altri. Ok, è abbastanza impossibile, ci vedranno. Sicuro. Cerchiamo indizi che confermino questa teoria. Che cosa, ad esempio? Se lo sapessimo non saresti qui. Documenti, mappe o altro che possa confermare queste informazioni. Perché non ci limitiamo a prendere? Perché credono anche che potrebbe essere pericoloso. Vogliono quante più informazioni possibili prima di mettere a rischio delle vite. Però ho paura. Qualcosa del genere, di sicuro. Abbiamo già dimostrato che possiamo fare. Perché non lo prendiamo con la forza? Ragazzi, non so come andare avanti. Allora, se quello lo vedono, ok, non lo vedono. Quindi posso fare così. E forse siamo più sicuri. Ok. Lì ci sono altre persone e mi vedo una di qua. Che magari stiamo perdendo le cose più succose, diciamo, però ho veramente paura. Oh, le guardie sono arrivate di notte, lo sapevo. Uccidere il tecnico della squadra ecco non è stata una buona idea. Sapevo che non avrei dovuto, ma non ho potuto farne a meno. I discendenti non mi bastavano, avevo bisogno di qualcosa di più. Mi hanno portato nella stanza senza finestre. Credevo di essere morto. Poi è apparso Constantine. Mi ha preso la testa fra le mani e mi ha sorriso. Mi ha detto che mi capiva, che un tempo anche lui era come me. Che anche se ho commesso dei peccati, c'è il perdono. Era come un martello che non sapeva dove colpire, ma ha detto che mi posso salvare. C'è un'abilità speciale che deve solo essere attivata. La Trinità mi trasformerà in un'arma puntata nella giusta direzione. Ci è mancato davvero poco che mi mettessi a piangere e gli baciassi i piedi. Diventerò finalmente ciò a cui sono destinato. Per la Trinità. Per Constantine. Nella Trinità c'è il posto per tutti, compreso per quest'uomo. Ok, bene, dobbiamo prima capire. Dobbiamo andare là, Max. Ok, sto tipo un po' con l'ansia. Ok, adesso succederà qualcosa di più. No. È praticamente impossibile. Okay. Possiamo provare a eliminarli piano piano uno ad uno. Ma è così difficile. È tutto qui quello che può fare. Io provo a fare così, ragazzi. So che stiamo rischiando parecchio, ma ci dobbiamo provare. Abbiamo il bambino che forse potrebbe aiutarci. È morto. Ci stava tipo vedendo di cattiveria. Però lì c'è qualcosa, ragazzi. No, io voglio andare a vedere. Scusate, però sono curiosissima. Ecco, già che inizia con la Croft, già inizia male. Comunque. La Croft continua ad agire contro di noi. Qualcuno l'ha fomentata. Lord Croft era troppo privo di senso pratico per avere la giusta determinazione. Era un vigliacco. Sua figlia invece è diversa. Oggi stiamo quasi per dare l'ordine che solo io avrei potuto uccidere la Croft. Temo che stia iniziando ad annebbiare la mia mente. Devo ricordarmi che l'obiettivo non è uccidere un altro Croft. L'obiettivo è la sorgente di vita. Ok? Allora, ha detto, il mio obiettivo non è uccidere un altro Croft. Quindi, noi sappiamo che Lord Croft, il padre di Lara, è morto perché si è suicidato. In teoria. Potrebbe anche che Constantine ha istigato, diciamo, Lord Croft al suicidio. Oppure, è andato lui, gli ha sparato, gli ha messo la pistola in mano e puff!
Potrebbe esserci un sacco di cose. Comunque, la Trinità cerca la sorgente da anni e ha usato la mia famiglia per trovarla. Infatti è un po' crudele comunque. Cavolo, non posso ritornarci. Ok, però così sì. Ok. Quindi ci ritorno un attimino qui su. Ok, qui è solo. Ok. Aveva il casco, quindi... Posso tipo depredarli o no? Oddio, scusate il telefono. Scusate. Lo dimentico sempre. Ok. Prendiamo questo e prendiamo quest'altro. Maledetta malattia. Sto guardando anch'io, ok. Mi sta rovinando il corpo e ora minaccia anche la mia mente. Continuo ad addormentarmi, continuo a perdermi nei ricordi, dei pensieri del giorno in cui è morto Lord Croft, di come il piano doveva cambiare, di come credetti che avevamo fallito. E prima di allora, i miei primi giorni con la Trinità, ho imparato le storie segrete del mondo, ho imparato che era nostro dovere salvarlo. E poi, ancora più indietro, nel tempo, fino alla mia infanzia, io e Constantine, potevamo fare affidamento solo uno sull'altra. Poi mi libero dai ricordi e torno al presente. Ho sempre fatto quello che doveva essere fatto. Sarà così anche questa volta. Altra annotazione tratta dal diario di Anna. Non so che malattia abbia, ma comincia a offuscarle la mente. Non che prima fosse il ritratto della stabilità mentale. Oh oh, tan tan tan. I suoi tizi. Non voglio cominciare adesso a fare la strage, quindi direi di andare. Non credo ci vedano, quindi non so, siamo sicuri. Spero sinceramente che non incontriamo un'altra cosa del G. Notte silenziosa, scala la cattedrale per trovarne l'entrata. Cosa? No, ho detto cosa e ripeto, ho detto cosa. È impossibile non farci vedere, raga. Comunque l'ho vista, ecco appunto. Allora, potremmo subito salire? Però vorrei ammazzarla perché magari... La sua pelle ci potrebbe servire veramente. Ok. Provo magari con una velenosa. Da qua. Ci ha visti? Preso? Prenda. Ok. Qui c'è un campo base. Il giorno tanto temuto è arrivato. Ormai nessuno lo può negare. Gli elicotteri che abbiamo visto al tramonto rappresentano una nuova incursione delle nostre terre. Siamo cresciuti nel mito della battaglia dei nostri genitori e ora anche la nostra sta per iniziare. Ma il sacro dovere deve essere fatto. Dobbiamo proteggere la sorgente dalla grazia di Dio sulla terra. Gli abitanti di questa valle hanno aspettato per decenni, sapendo che qualcuno sarebbe arrivato. Beh, comunque ragazzi, abbiamo trovato quel testo. Significa che qualcuno è passato per di qua, qualcuno del villaggio. Comunque, vediamo un po' cosa poter fare. Direi più che altro la sopravvivenza che non ce l'abbiamo molto sviluppata. Forse questo già vedo che... Sì, perfetto. Forse potrebbe fare proprio a caso nostro precisamente. Vediamo anche un po' le armi. Qui non abbiamo niente.
Vediamo un po'. Lascio il revolver perché so che comunque è un'arma abbastanza forte. Allora, vediamo se ci riesce. Ok, ne abbiamo una sola, quindi facciamo così. Perché non voglio ucciderla, però la sua pelle potrebbe farci comodo. Abbiamo appena fatto volando un po' letale, una cosa del genere, quindi è più che ovvio che sia morta velocemente. Ok, qui vedo che, cioè, ho visto che stava mangiando qualcosa. Ok, e da qui forse con rampino possiamo, no, anche senza in realtà. Ok, qui c'è qualcosa, sì, c'è qualcosa di buonissimo. Vediamo un po'. Una punta di freccia di silice sottile e scanalata. È spezzata in due. La base mi ricorda qualcosa. La base è simile a quella delle punte trovate in America. La tecnica è rimasta la stessa, anche se proviene dall'altro capo del mondo. Bene, abbiamo anche aumentato il greco. Quel legno non ci serviva, ho visto, mi sembra. Ok. Comunque ho visto che Lara si era... Vabbè. Ho perso i contatti con la squadra che stava rastrellando la parte inferiore della valle. Li vedete? Negativo. Possibili nemici? Potrebbero essere solo delle interferenze radio, ma Costantino non vuole rischi. Ok. Volevo vedere di che cosa stanno parlando, però visto che hanno finito, mi sembra il caso di uccidere. Se continuavano all'infinito di parlare, l'avrei ucciso lo stesso, però magari può farlo. Ok, un altro cosino. Dai diari di Decio, primo apostolo del profeta, 970 d.C. Abbiamo sentito dell'arrivo del profeta a Costantinopoli, ma non ci abbiamo prestato attenzione. La grande città ha sempre attirato pazzi che credono di parlare direttamente con Dio. Abbiamo sentito strane storie sui miracoli del profeta, ma non siamo andati a cercarlo. Ma poi l'abbiamo sentito parlare. Abbiamo sentito la verità delle sue parole, delle sue parole spargersi come un fiume per il foro di Costantino. Diceva di non parlare in nome di Dio, perché nessuno poteva farlo. Ma la sua saggezza era evidente e nessuno di noi in quel foro poteva negare che dicesse la verità. Devo trovare altre informazioni sul suo conto. Devo sentirlo parlare di nuovo. È la dichiarazione di un seguace del profeta di Bisanzio. E comunque mi piace perché stiamo trovando un sacco di informazioni che sono comunque abbastanza utili. Quindi mi va benissimo, oddio. Oddio. Ricorsa! Certo che ragazzi, se non avevamo il rampino, qui eravamo tipo già morti, cioè non avevamo fatto niente in pratica. Eravamo rimasti là, oddio, attenzione a tutti. Wow! Perché mi sono messa paura perché non ha lanciato il rampino. Vabbè, non so come fa a non vedermi quel tizio, La sorgente divina che Constantine sta cercando. Ok, in realtà c'è un altro lì. Ancora chiara. Qualsiasi cosa sia questa sorgente deve essere molto preziosa. Ai capi non dicono niente. Già, senti, tienitelo per te, ma non credo che stiano cercando dei soldi. Sto un attimo mettendomi così, ecco appunto, lo sapevo che si girava. Non penso. Sembra che ci creda veramente. Quindi siamo stati assoldati da dei fanatici. Sì, no. E capito, mi ha visto! Aspetta.
Ok. Pensavo che non mi... anzi, lo speravo che non mi vedeva, però in realtà mi ha visto. Ok. Adesso lo uccido subito. Ma non mi lo dai, rampino. Vabbè, non importa. L'Atlante è una mappa. Adesso lo Determinata uccido la fase subito, di perché sennò mi crea attacco problemi. con la vita. La sorgente divina si incontra. Uccidiamo anche quest'altro che è qui su. Tipo quello sta dicendo, ma perché non mi risponde? Tutto scemo. Cosa sta succedendo? Ok, signor, è arrivata anche la tua ora. Credo che l'avrebbe visto quel signore morto, credo. Però visto che l'intelligenza di questi signori non la capisco. Potrebbe anche di no. Oh cavolo. Sarà che cominciando a piovere, anzi forse sta già piovendo da un bel po' e non me ne sono neanche accorta. Però vabbè. Ok. La cattedrale, trova il modo di entrare nella cattedrale. Ok, però ragazzi, lo so che di solito magari faccio video un po' più corti di Tomb Raider, quindi 30-35 minuti anche a volte, però visto che siamo qui direi di fermarci. Quindi io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!